ciao, avete lo stesso setting del video scorso perché mi sono trovato qua, ho detto, ma c'è anche un altro argomento di cui vorrei parlare durante la stessa sessione di registrazione, quindi perché non parlarne? Avete presente tutti i video che ho fatto sulla 3080, la recensione, i benchmark, tutte queste cosucce qui? È una scheda che secondo me va decisamente bene. Ha un solo problema, ma come tutte le 3080. Uno, il consumo energetico, ma bene o male sono riuscito a trovare una via di mezzo, appunto l'underwattage della scheda video con un leggerissimo overclock sul chip permette di avere delle ottime prestazioni energetiche e comunque nessun aumento di temperatura. C'è però una parte della scheda video che secondo me quando viene stressata raggiunge delle temperature assurde, e cioè le benedettissime GDDR6X. Sappiamo che sono delle memorie estremamente veloci, sono delle memorie estremamente performanti, che però soffrono di temperature estremamente alte. Allora, qualche tempo fa ho provato una piccola sessione di mining sul mio PC. Quindi non è andata troppo bene perché facendo un po' di tuning riesco al massimo a far arrivare le temperature della 3080 per quanto riguarda le memorie al massimo sui 94, massimo 98 gradi. È un range che per me, che adoro, voglio dire, l'hardware, è un pochettino difficile da guardare al PC, perché sono delle temperature che sinceramente è come se io pensassi che la scheda video stia soffrendo. Lo so che non è così, però capitemi. Quindi qualche tempo fa in live un utente, e tu sai chi sei, infame che mi fai venire le scimmie, mi ha fatto vedere una cosa carina: un dissipatore che si chiama AlphaCool Ice Wolf. Ice, scritto così in tedesco, significa ghiaccio, per cui presumo che AlphaCool sia tedesca. Ad ogni modo, è un radiatore da 360 mm con incluse ovviamente tre ventole. All'estremità c'è un water block per la GPU. Un water block per la GPU arriva con tutte le viti per il montaggio, con dei pad termici, la pasta termica, lo splitter per le viti, e dovrebbe costare circa 260 euro. Ma porca miseria, ma che figata è questa? È un prodotto che secondo me molti di voi dovrebbero tenere in considerazione, perché è disponibile sia per la 3080, sia per la 3090, sia per le schede di fascia alta di AMD, quindi 6800, 6800 XT e 6900 XT. Non so se usciranno altri modelli più avanti, ma è comunque una soluzione estremamente valida a un custom loop completo, diciamo, quindi con più pompe e più radiatori sia per CPU sia per GPU, o comunque voglio dire, è un ottimo rapporto qualità-prezzo secondo me. Non ho ancora trovato le recensioni che andassero a fondo per quanto riguarda le prestazioni, ma perché credo sia un prodotto che arriverà tra poco sul mercato, o comunque è arrivato sul mercato da pochissimo. Quindi, perché no, potrebbe essere in effetti un prodottino davvero molto molto carino da acquistare, perché basti pensare che l'unico downside, quindi l'unico lato negativo di questo prodotto, è semplicemente lo spazio di montaggio, perché un dissipatore da 360 mm magari in un case come il Linear PCIe 11 Dynamic ci sta da Dio, ma se già prendiamo un altro case di forma più piccola, un NZXT, per quanto ci sia comunque spazio, stiamo a parlare di un radiatore che deve anche avere delle ventole. E quindi, beh, non lo so, potrebbe effettivamente dare qualche problemino. Nel mio Fantech Sento 719 di spazio ce n'è in abbondanza. Per farvi capire, posso anche montare un radiatore da 420 mm. Sto flexando il fatto che ce l'ho grosso. Vi lascio comunque qualche link in descrizione per quanto riguarda questo water block, perché è venduto anche singolarmente se già avete un custom loop, quindi volete semplicemente integrare un water block per la GPU. Ma credo che sarà un upgrade davvero davvero carino. Ne ho davvero bisogno? No, però mi rendo conto che per quanto in inverno le temperature siano buone, e direi io, grazie al cavolo, stiamo parlando dell'inverno, in estate le temperature della 3090 a volte non mi soddisfano, riescono tranquillamente a salire al di sopra dei 60 gradi, praticamente senza fare nulla. Sono certo che aprire magari la scheda, fare un cambio di pasta termica, fare un cambio di pad termici potrebbe effettivamente aiutarmi sia in temperature per quanto riguarda il gaming, per quanto riguarda la produttività, ma anche per quanto riguarda il mining, perché effettivamente io per adesso non ho mai minato, per via anche di questa cosa, per via delle temperature che la scheda video riusciva a raggiungere. Ma se questo upgrade riesce a farmi guadagnare 10 gradi,
sulle memorie RAM, potrei effettivamente addentrarmi nel mondo del mining, magari fare qualche live al riguardo, spiegare un pochettino come funziona, anche se ci sono migliaia di video che parlano di mining, ma ehi, nuovi argomenti di cui parlare. Per cui nulla, volevo solo aggiornarvi sul mio train of thoughts, sul mio treno di pensieri per quanto riguarda la mia build, perché sapete, essendo appassionato di informatica o comunque di hardware in generale, al prossimo upgrade non c'è mai fine. Per cui fatemi sapere la vostra, mi raccomando. Cosa ne pensate di questo prodotto? Siete interessati a un prodotto del genere? Sono estremamente curioso di sapere la vostra opinione. Io vi ricordo comunque di mettere un mi piace, iscrivervi al canale e accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del Punto di G. E ci vediamo un prossimo video, sempre qui sul Punto di G, sempre qui col vostro G. Ciao ciao belli! Ciao!